Allora, Luna, vieni qua a fare il tuo intervento. Anche lei è una guerriera templare. Siamo fuori tempo, molto strimensita. Cercherò di essere veloce. Buonasera. Voglio parlarvi di un argomento di cui si parla molto poco. E sono contenta che proprio il Vescovo ha parlato di maternità. Io, infatti, il mio piccolo discorso è donna e maternità. Parliamo sempre di violenza, parliamo... So che è importante, ma è importante anche il ruolo della donna come madre, perché la donna nasce come donna, figlia, sorella, moglie e madre. Questi sono solo alcuni dei ruoli che la donna può avere nella propria vita. Sentirsi pronta a diventare madre non sempre coincide con la capacità e i tempi biologici. Madre, sentirsi madre non riuscire ad esserlo. Quando una donna sente che è pronta a diventare madre, non sempre questo coincide con quell'evento naturale. Da quel momento in poi inizia un percorso per la donna che non tutti possono permettersi. La coppia prova, mese dopo mese, giorno dopo giorno, anno dopo anno, e c'è chi riesce a diventare madre, genitori, ma non sempre accade. Ai mesi spesso appunto si aggiungono gli anni, e sentirsi forse inadeguati, incapaci, monchi. Ti guardi intorno e ti accorgi che la vita va avanti per gli altri. E tu, donna, ti senti ferma in un limbo che non ti appartiene. Guardi intorno a te le tue sorelle, le amiche, diventare madri una, due, a volte anche tre volte. E chi può comprendere questa madre desiderosa di esserlo, ma a cui non viene dato il dono della vita? Spesso ci si dedica ai nipoti, ma credetemi, non basta, non sempre basta. Non può bastare per tutta la vita. Allora che si fa? Si ricorre alla scienza, ai medici, e quindi si inizia un percorso fatto di controlli, di cure, di tentativi, fino a quando forse si riesce ad avere il dono più grande, un figlio. Vi siete mai chiesto quanto è duro questo percorso? Quanto? E quanto è costoso questo percorso? In quanti donne e uomini, direi, avrebbero e hanno bisogno di un supporto psicologico? Quante donne, quante coppie hanno dovuto rinunciare a questo dono per non avere i mezzi economici per arrivare al fine? Voi potreste dire che ad un certo punto bisognerebbe rinunciarsi, ma io vi dico no. Dio ci ha dato la capacità, le capacità mediche di riuscire in questo, e non sempre è possibile, ma spesso lo è. Il mio sogno più grande è che questo diventi un diritto e come tale tutelato e sostenuto dallo Stato, e non solo la possibilità per pochi eletti. Voi sareste capaci di guardare una donna negli occhi e dirgli: rassegnati, non sarai mai madre. Io non sono capace di farlo. Grazie. Ecco le donne templari. Menacci, poi lei è particolare perché si chiama Luna Stella Sole. Quindi immaginate che programma c'è.